Il calciomercato non è composto soltanto dalle varie cessioni di Onana, che rappresenta una grande plusvalenza per l'Inter, o dall'ottimo calciomercato del Milan, o dai trasferimenti miliardari, in Arabia Saudita o della strapotenza del calcio inglese, bensì anche di acquisti un po', di maggior tono, che però possono rappresentare magari un'intuizione, un'idea, una scommessa, o magari. Perché no, costituire una sorta di favore a qualche agente amico. Infatti in questo video voglio parlarvi appunto di un trasferimento di un calciatore che praticamente è passato totalmente in sordina, vale a dire quello di Jordin Bula che si trasferisce a zero dal Racing di Santander, squadra della seconda liga, o meglio la Liga DOS. Al Verona. Il giocatore appunto si è liberato a zero e firma un contratto fino al 30 giugno 2027. Un giocatore classe 99, spagnolo ma di origine congolese che gioca nel ruolo di ala destra, di piede destro, quindi non appena invertito. È nato calcisticamente nelle giovani del Barcellona per poi trasferirsi al Monaco. Infatti tra il 2016 e il 2018 sono stati fondamentalmente gli anni nei quali Mbula si è fatto notare in Youth League, perché se non erro, nella stagione 16-17 col Barcellona ha giocato 8 partite e ha segnato 8 gol. Una media un po' inferiore, ma sempre un'ottima media, la stagione successiva con il Monaco. Un giocatore che però poi non ha saputo mantenere le aspettative, perché poi ha cominciato a girovagare, perché dal Monaco è stato uscito al Cercle Bruges, poi ha giocato all'Huesca, ha giocato al Mallorca, poi dal Mallorca al Racing di Santander. Insomma, un giocatore che ha calcato ben poco i palchi delle Serie A europee. Infatti si è messo fondamentalmente la maggior parte in luce la scorsa stagione, quando appunto ha giocato anche da titolare, insomma, nella seconda divisione spagnola. Poi comunque qualche informazione sul giocatore anche a livello numerico la andiamo a vedere. Comunque un'ala destra di 183 cm, che ha un fisico anche discretamente asciutto, per così dire. Ha una muscolatura longilinea e non particolarmente ipertonica, un baricentro alto che per un giocatore di 183 cm è un qualcosina, non proprio di unconventional, però diciamo che soprattutto per un giocatore spagnolo è molto particolare come cosa. Però non ha questa muscolatura, nonostante sia, insomma, ripeto, non particolarmente ipertonica, ma ce l'ha molto più simile ai giocatori marocchini, quindi insomma quella muscolatura un po' più affusolata che nella corsa lo rende a volte un po' sgraziato, un po' dinoccolato, un po' pesante. Corre quasi come se avesse un po' il piede piatto, le ginocchia gemelle, quindi nel senso le gambe dritte, non formando quell'arco, quella parentesi, il ginocchio varo, che garantisce un po' più di stabilità sul campo. Ha un modo molto un po' sgraziato, sempre più sgraziato di quello che può essere il Nesri o il Peter Crouch, però comunque corre molto di falcata ampia, una frequenza non particolarmente alta, però non è di strappo, ma un po' più di potenza. Non quella potenza esorbitante, ma per farvi capire, insomma, che tipo di giocatore è, che tipo di corsa è, un po' particolare. Ha giocato prettamente come ala destra, unico ruolo ricoperto la scorsa stagione alla Real Sociedad. Scusate, al Racing di Santander, mi si è un attimo confuso il tutto, Real Racing, sto roba qui. Comunque, un giocatore che appunto approda a zero al Verona e che secondo me in questo caso rappresenta l'affare, rappresenta la scommessa. Un giocatore di 24 anni che ti arriva in un buon momento della carriera dopo che si è rilanciato parzialmente nella scorsa stagione, ma che appunto ti arriva a zero, nel senso, se la scommessa ti va male, tu nell'arco di un anno e mezzo, anche che lo cedi a 1 milione di euro, a 500 mila euro, o anche un pacchetto di Mentos, tu comunque ci vai a risparmiare. Quindi la vedo più su quest'ottica, perché onestamente a livello numerico non lo ritengo un giocatore da Verona, quantomeno da Serie A. Però ripeto, a costo zero, e che soprattutto
il giocatore è rappresentato dalla Universal 22, che è un'agenzia che ha già le porte aperte in Italia, perché gestisce giocatori come Martinez Quarta, come Sandy Lovric e Neuwen Pérez dell'Udinese, come Matic da Roma, o magari gestisce anche giocatori che i campi della Serie A l'hanno calcato, come Kirill Despodov ad esempio, oppure chi è che ha anche Kirill Despodov. Me ne sfugge un altro, ok, mi verrà in mente. E tra l'altro, un altro giocatore che sembra di questa agenzia che potrebbe essere utile è Pollirola. Attenzione, perché si parla di Faraoni come vice di Lorenzo a Napoli. E magari questa agenzia potrebbe avere anche paventato questa opzione Lirola, magari in prestito per un anno, che appunto cerca soluzioni fuori dal Marsiglia. Comunque, ah, ecco vi volevo dire, Lucas Boyer, l'ex giocatore del Torino. Comunque, andiamo a vedere anche un po' di numeri che vi ho preparato. La scorsa stagione, 36 partite, 6 gol e un assist. Non malaccio, ma neanche un qualcosa di particolarmente allucinante. Infatti, il suo grande senso del gol l'ha mostrato l'ultima volta, appunto, nelle stagioni delle giovanili del Barcellona e del Monaco, perché poi non è che abbia segnato poi così tanto. Un giocatore che, per quanto riguarda i passaggi, ama giocare molto sul breve, quindi magari verso il centrocampo va a scaricare 1-2 e poi sfrutta la velocità, sfrutta la ripartenza e poi magari cerca anche l'uno contro uno. Infatti, dei passaggi un pochino che ha effettuato, diciamo che il 60% circa sono passaggi corti, il 30% quelli medi e il 10% quelli lunghi. E comunque come percentuale non sono neanche male, perché comunque quelli corti di successo sono attorno all'80-81%, quelli corti attorno al 71-72%, quelli lunghi attorno al 51-52-53%. Quindi non sono male come percentuale. Come percentuali, soprattutto lui però deve essere un po' più concreto. Un giocatore che però ha anche nella vigore fisica il suo punto forte. Infatti le caratteristiche insomma del suo stile di gioco sono gli interventi, sono i tackles, è il gioco aggressivo, il gioco di recupero del pallone. Comunque 11 tackles riusciti in campionato, che comunque per un giocatore offensivo non sono pochissimi. Per quanto riguarda i tocchi di palla, come vi dicevo, soprattutto gli effetto a corti per la maggior parte insomma del suo bagaglio tecnico. E se andiamo ad analizzare il terzo difensivo, il centrocampo e il terzo offensivo, soprattutto ovviamente li tocca nel terzo offensivo per circa anche qui il 60%. A centrocampo il 25%, il terzo difensivo sul 15%. Che comunque non è pochissimo anche questo 15%, perché comunque un giocatore che appunto essendo di strappo in fase di partenza di contropiede può essere molto utile, molto funzionale al gioco della squadra. È comunque un giocatore che si sa spingere avanti, il suo raggio d'azione soprattutto è sulla destra, ma dalla parte bassa del centrocampo in su, fino all'area di rigore avversaria. E anche riguardo insomma ai falli, ragazzi, lui ne prende perché ne ha presi 47, ma ne ha commessi 39. Ragazzi, sono numeri superiori a quelli di De Ligt riguardo i falli, sia commessi che ricevuti. Quindi appunto un giocatore, tra virgolette, agonisticamente cattivo, forse un po' troppo, tende un pochino a lasciarsi andare. Per quanto riguarda i tiri in porta, qui deve migliorare. Deve migliorare, perché comunque 44 tiri in porta scorsa stagione. Scusate, 44 tiri totali scorsa stagione, 19 in porta, quindi col 43,2% di precisione. E qui deve un fondamentale che deve migliorare il ragazzo, perché un'ala che ogni due tiri ne sbaglia più di uno. Insomma, voglio dire, è grave. Una volta che tu punti, devi andare, insomma, a rete, insomma, devi saper concludere a rete. Non puoi rimanere così e tenti o sempre il passaggio o tiri male. Ora non ci rimane che contestualizzarlo in un'ottica Verona. Un'ottica Verona che io in questo caso capirei anche la cessione di Faraoni, perché Faraoni è più un quinto che un quarto, e avendo preso Baroni, presumo che riproporrà il suo 4-3.
ovviamente in un 4-3 un giocatore come Mbula può essere ottimale. Io non escludo che Mbula cominci a giocare con Baroni dalla parte opposta del campo, quindi sulla parte sinistra, per poterlo sfruttare come esterno sinistro a piedi invertito. E magari qui lavorare maggiormente sul sapere concludere in porta, anche perché di assist non è che ne faccia 305 a campionato, nel senso, dici, mi fa 3 gol, ma mi fa 7, 8, 10 assist. Né la Liga DOS ne ha fatte comunque soltanto di un assist. Insomma, non sono numeri eccezionali. Quindi, ripeto, un giocatore che sulla carta potrebbe dire il suo, insomma, al Verona, ma che, ripeto, secondo me rappresenta una scommessa. Una scommessa a costo zero, che, ripeto, un male che ti vada, lo puoi cedere, ci fa un minimo di plusvalenza. Dopo un anno e mezzo, due. Quello che vuoi, anche perché il giocatore è un 99, ha 24 anni, quindi ha tempo ancora per riprendersi. Certo, la testa fa. Devi trovare un pochino quello stesso ambiente, quella stessa carica, quella stessa voglia e determinazione che ha lasciato fondamentalmente al settore giovanile del Monaco. Quindi, ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa pensate di codesto acquisto dell'Hellas Verona. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!